Ciao, Ayu, com'è stata? Siete pronti alla diretta delle dirette? Proviamo a vedere Marchetiello quando arriva, vediamo. Dove sta Marchetiello? Eccolo qua, Marchetiello, eccolo qua. Rispondi. Ma possibile mai? Possibile mai? Io Beh, voglio ma fare questa è la sigla. una cosa seria con te e tu guarda come mi devo ritrovare, guarda la Seria? cosa. La rifaccio? Vai, rifallo, rifallo, rifallo. Vai. Aspetta, la faccio seria, Allora eh? io ti annuncio, aspetta, Vai, vai, ti vai, annuncio, vai. ti annuncio. Ragazzi, allora, tenetevi forte, tra poco la diretta delle dirette. Sta per arrivare Marchetiello d'amore. Eccolo a voi. Mo stiamo parlando di cose serie. Come stai? Tu sasi. Bene, bene, bene. Intanto vi salutiamo tutti. E beh, quasi 5.000 persone a mezzanotte. È tanto. Quindi grazie, grazie a tutti che avete resistito a questa nostra follia. Ma noi amiamo, come sempre, distinguerci. Esatto. Distinguerci dalla massa, dalla Ma visto massa. che il palinsesto diurno è affollato, perché ci sono più dirette su Instagram che sui canali nazionali della televisione. Ma io credo che stiamo facendo più ascolti Sì. qui su Instagram che in TV. Noi siamo come fuori orario di Ghezzi. Tra l'altro, io ricorderei cosa c'è stato stasera. Vai, Marco, lascio a te. Dai, 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 dillo, dillo, E niente, c'è stato. Per me c'è stato un trittico di avventure, perché è uscito il Trittico. DVD dell'Immortale. L'Immortale è adesso visibile su Sky per il momento, prima fila. C'è stato il debutto di Dolcissime, che è il secondo film che ho prodotto insieme al mio socio Francesco Ghiaccio. Però la cosa più bella è che rivedo Salvatore, a cui voglio dedicare Vai, prego. questo Poi io pezzo. ti stavo dedicando una canzone, guarda, mi hai preso in E contropiede. guarda, 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 Vai, guarda, fammi guarda. Tu sentire, vai. Ragazzi, mi raccomando, se dovete scrivere dei messaggi a Salvatore, li dovete scrivere in americano, perché Salvatore parla solo americano, non capito bene italiano. No, io capisco, non ti preoccupare. Guarda, guarda io che ti dedico, guarda, proprio perché non ho parole, non ho parole, guarda qua, guarda. Tu sei troppo un tenerone, ma io ti devo rispondere per forza così a te. Vai, Ti devo squagliare proprio, rispondi. fra. Vai, fammi squagliare, che qui c'è gente che ci aspetta, che ci. Aspetta, ma invece. No, bello, bello, bello. Quindi, no, ma quindi hai detto già tutte le cose che sono uscite, sono usciti i DVD dell'Immortale. Tutto ciò che c'era da dire già l'hai detto, del tuo trittico. Eh sì, ho buttato tutte le carte sul tavolo. E io mo guarda che ti butto, guardi, io mo ti butto, prendo una playlist a caso.
se ti faccio sentire questo, che cosa ti ricordi? Franchetto Ricciardi. Paura da questa fa parte della colonna sonora bellissima dell'Immortale, ragazzi. L'Immortale. Tra l'altro ci stanno, vedi, c'è Diego Maradona Junior, c'è Clementino, tanti amici, tanti amici. Ciao fratelli! Siete in tanti, sì, per chi non l'avesse ancora visto, guardatevi l'Immortale, ragazzi. Marco, raccontiamolo che cos'è questo Immortale, per chi, per i pochi ancora che non l'hanno visto. Ma soprattutto voglio dire a quelli che ormai da mesi mi mandano i loro screenshot con il pezzotto del film. Grandi, veramente geniali. Oppure con i link dei download di Facebook, lo esatto. In streaming. Dico, ragazzi, oramai è uscito anche in DVD, in Blu-ray, è su Sky, quindi ve lo potete vedere, diciamo, su piattaforme un po' più legali. E soprattutto con una qualità nettamente migliore, diciamo. Ma certo, così. Certo. Ti sono mancato, Marchetti? Tanto, Sasino. In molti ci dicono appicciata luce, vai giù. Ma questa è una notturna, ragazzi. Questa è una notturna, non è una diurna. Ma queste luci soffuse hanno anche un non so che di erotico, cioè. Ma sai, noi abbiamo raccontato spesso questa relationship. Of course, baby. Tra Ciro e Jenny. Ciro, beh, e Jenny, che ormai sono diventate due icone. Che icone sono diventate? Ma lo vogliamo dire che noi stavamo preparando? Infatti molti ce lo stanno chiedendo, ce l'hanno chiesto, di questa quinta stagione. Ragazzi, ci stavamo lavorando, però come tutti ci siamo fermati. Dovremmo aspettare un po', la preparazione al cinema e in TV è un momento importante, anche molto lungo. E Salvatore ne sa qualcosa perché era a Chicago. Ah, pensavo che dicessi quando si tratta di lunghezza. No, non mi permetterei mai. Dico, raccontaci tu la figata che stai facendo. Io ho avuto il piacere di fare questa esperienza bellissima a Chicago con Fargo e... Che dire, mi dispiace, sono tornato col dispiacere di non aver finito quello che avevo iniziato, che finirò sicuramente, però è stata dura stare lì praticamente da ottobre. Ma ti volevo fare una domanda. Dici. Ma i chicaghesi? Quando hanno visto? Che hanno detto? Tu che paura, se ne sono fiuto. Che paura! E ragazzi, se potete, andatevi a recuperare il trailer ufficiale della quarta stagione di Fargo, perché capite che livello di produzione è. Bella. No, sono contento. Sono contento soprattutto... Cioè, sarò contento quando avrò completato quel capitolo lì della mia vita e quando potremo riprendere in mano l'altro capitolo della nostra vita e fare quello che dobbiamo fare, anche perché noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Quindi... Noi lo sappiamo. Non gli possiamo dire nulla, no? Non possiamo dire anche nulla, sappiamo nulla. Beh, insomma, è qualcosa so, però non posso dire nulla. Ragazzi, scusate. Lo sai? Io qualcosa so. No, però non ho capito. Ma come puoi sapere tu qualcosa e io non so qualcosa? Ma perché io c'ho un sacco di informatori, Sasi. Io corrompo la gente, capisci? Tu te ne sei approfittato che io ero in quel di Chicago... Hai capito? Tu stavi facendo la stellina di Hollywood. Ho capito, però manga così è giusto, non è giusto. Vabbè, detto ciò, io volevo dire, ragazzi, ma invece di salutarci solamente, di aspettare risposte improbabili perché i commenti sfilano, ciao,
Fateci qualche do, ma, da, così noi rispondiamo. Domande di senso compiuto, come diceva un nostro amico. Dai, no, ma raccontaci intanto, mentre arrivano le domande, passando le tue giornate. Io? Anche te, 10 minuti. Guarda, sì, siamo soli e te. Ma io non voglio far vedere troppe cose, però non voglio tornare sempre sui soliti scrivevi? Argomenti. Scrivevi? No, ti voglio far vedere una cosa. So se non far vedere troppo, non far vedere troppo. Esposito? Leggi che... Esposito? Hai letto? Che c'è scritto? Io Hai ho visto letto? Solo Esposito. Mi nomini da tutte le parti. Ti faccio vedere meglio. Così vedi? Ah, Gomorra 5, episodio 1. The beginning. È partito Trottolino Amoroso. Guarda, tu mi sei è partito Trottolino Amoroso. C'è qualcuno che anticipa l'amore tra Ciro e Jenny, ma raccontiamolo che cos'è questo rapporto di Ciro e Jenny, perché secondo me molti non l'hanno capito. Ma secondo me la cosa bella è svelare in una sede così notturna e privata che questo era sicuramente scritto, però non come poi gli spettatori hanno visto, perché la capacità della regia e della scrittura è stata quella di intercettare la vera sintonia che c'era tra Salvatore e Marco e di regalarla ai personaggi. E quindi cambiare anche il percorso della scrittura in corso d'opera. Guarda, io non vorrei dirlo, la prima domanda che no, la prima domanda, una delle domande che stavo leggendo mentre scorrevano qui sotto è: ma perché Ciro è morto? Nel senso, qualcuno non se ne non, però, ecco, per questo noi vi diciamo: guardate l'immortale, perché l'immortale, come ha detto il buon Macchettiello, è un filo conduttore che collega un po' tutto il racconto di Ciro Di Marzio, un po' quello che è stato in Gomorra 3, quello che è stata Gomorra 4 e che ci porta poi fino a Gomorra 5. Io, intanto che Sasino parlava, ho letto un po' di domande. Allora, ci piace lavorare insieme un casino. Ci Assolutamente. siamo conosciuti grazie a questo progetto, addirittura in sede di provino. Non abbiamo mai, mai litigato, perché anche se tra di noi possono essere insorte delle incomprensioni, siamo ad un livello tale di amicizia e di fratellanza che tutto viene discusso con grandissima... Sono sorte delle incomprensioni tra di noi. Io non mi sono mai accorto. No, incomprensioni no, No, è tu forse... it che sono sorte le incomprensioni. No, ho detto... No, tu le it, sono sorte le incomprensioni. Io non faccio sorgere incomprensioni, io abbatto le incomprensioni. Ecco, come vedete, Quindi... questo è lo spirito costruttivo che connota il buon Sasino. Ha visto l'immortale, gli è piaciuto, Michela, Valeria, che grazie, Salvatore. Grazie, grazie, grazie. Je suis français. Salut à tout la France. Salut à tout la France, à tout le monde. Bisous. Bisous. Marco, perché non vai anche tu in America? Perché Sasà non mi pava un biglietto. Gli ho detto ragazzi, portami con ragazzi, te, ha detto no. Ragazzi, date tempo al tempo. C'è un detto napoletano che dice: "Dicetto pappi c'ha la noce, dammo tiempo che despertosa". Marco, Madonna. traduce. Disse il pappice, che è un vermicello, alla noce: dammi il tempo che piano piano io creerò il pertugio. E dico pertugio. Per Vieni a Foggia. Ragazzi, vieni a Foggia. Dovete stare a casa. Dovete stare a casa. Vabbè, ma era metaforico. Aspetta. Fate uno spoiler, non si può fare. Fate uno spoiler. Chi è che ha fatto questa domanda? Facciamogli gli applausi proprio, a 10 mani. Sì, bravi, bravi. Ragazzi, Gomorra 5 da regista o da protagonista, Marco. Noi non vogliamo fare spoiler per chi ancora non ha visto L'Immortale, e ricordiamo che lo potete trovare nei DVD, cioè ordinatelo ormai, credo, in tutte le piattaforme, Amazon e compagnia cantante, oppure lo potete vedere su Sky
prima fila. Non so come funziona, si paghi, non si paghi. No, adesso c'è una promozione legata a quelli che hanno un abbonamento completo a Sky, ma poi ce ne saranno tante altre che seguiranno. Quindi Sky sta facendo tanto per i propri abbonati, tanto tanto. Grande. Quindi no, mi stavi dicendo, non mi hai raccontato come stavi passando le tue giornate, a parte leggere, tu sai che cosa. Sasi, non è che sto solo leggendo, sto continuando a lavorare perché fortunatamente una delle cose che si può continuare a fare è scrivere e quindi con gli sceneggiatori, con l'editoriale di Gomorra 5 non ci siamo mai fermati, anche se non siamo vicini, ma continuiamo a lavorare perché vogliamo essere pronti appena questo brutto periodo sarà passato e potremo ritornare lentamente alle attività quotidiane. Che Tra dici, Ele? l'altro, in una cosa che non dovremmo leggere, ma leggiamo perché mi faceva ridere, uno ha scritto: ha già visto un film Coppa prima fila, grazie o Pezzotto. Ottimo. Non ce la faremo, è penale, andate in galera, andate in Mannaggia, galera. mannaggia. Madonna mia, io non so come bisogna fare, non lo so. Rimanete a casa, dai, rimanete a casa. Non facite streaming, non guardate i pezzotti, non... cercate di fare quello che potete fare, che è il più giusto. Sì, in questo momento restare a casa, fare i cruciverba, leggere, guardare film, serie in modo legale. Poi, detto da noi, è su. È su, è È su. su. Per essere... Allora, come vi abbiamo già spiegato, che vedo che ci dite di aggiungere, ecco, i nostri amici che sono collegati, Clementino e gli altri, ragazzi, le chat Instagram, cioè le dirette Instagram per il momento le fa massimo due persone, cioè io Dos, e... dos, 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 Sì, due. dos, Dos. Due. Ma visto che tu sei anche per metà honduregno, devi dire anche in spagnolo. Dos, ha Dos. ragione. Quindi non possiamo chiamare, se chiamo qualcuno o me ne vado io, se ne va Marco. Ed è un peccato perché questa è No, io un'occasione non voglio più, che te ne vai, Sasi. questa è un'occasione più unica che rara. E ricordiamolo, queste dirette che noi facciamo e che stiamo facendo in modo molto tranquillo, divertente, rilassato, anche se a mezzanotte, giustamente c'è qualcuno che dice l'ora è tarda. Lo facciamo proprio per tenervi e tenerci compagnia, visto che in questo momento ci sono altre cose che turbano la nostra mente. Allora facciamoci due risate insieme, anche perché siete anche voi che tenete compagnia a noi. Magari ecco, programmiamo delle altre dirette, delle altre cose dove possiamo leggere qualcosa, possiamo anche pensare di interpretare dei lavori che abbiamo fatto io e Marco insieme per tenervi e tenerci compagnia, per ricordare i bei tempi passati. Tra l'altro, Marco mi diceva che sempre su Sky c'è le quattro stagioni complete e stava rivedendo la prima stagione, ragazzi. Madonna. Vi ricordate? La moto rossa. Gennaro, quando Ciro e Jenny insieme a Don Pietro e a Bulletta andavano a Casa Vatore, cioè, ma ve le ricordate quelle scene? Mamma mia, che sballo. Cioè, sembra passata un'eternità. Sono passati solo 10 anni. Quando sono passati? Beh, sono passati quasi 8 anni, però sono stati anni fruttuosi, importanti, ricchi di esperienze. Guarda, io la rivedo e oltre, ti dico la verità, oltre alla magia e alla bellezza, però Sasi, riconosco anche tanta giusta e bella acerbità, no? Sì, io Era anche ero l'ambizione di quel sicuramente progetto. non acerbo di più. È stata un'esperienza per me, anche perché io
essendo stata quella la mia prima esperienza importante, a differenza tua, che comunque hai un background, essendo anche più vecchio di me, hai comunque anni Come? e anni. Più maturo, cafone. Come più vecchio? Più age, più Hai non so. Mamma un'esperienza mia. tale, Questi vanno a Hollywood a fare i e... ma film io a vedere ricordo, come se la tirano. se, che camba fa? Sta a me e te, non è che io la posso tirare su e cantare a qualcun altro. Se a me e te, se c'era qualcun altro, tra l'altro, oggi ho fatto e ti salutano. Ho fatto la diretta con Fabio Cannavaro, che è L'ho lunedì sera, vista l'hai vista? con Ho fatto Christian. con Cristian, con Ciruzzi, mo l'altro Ciruzzi. Ieri l'ho fatto con Ciro L'ho vista Mendes, con Driss. oggi con Ciro Immobile. No, in tanti, diciamo, si stanno adoperando per quello che possono per tenere compagnia alle persone che ci seguono. Quindi sono contento. Tu sai, io ti voglio bene. C'è un rapporto che va al di là del rapporto lavorativo tra di noi, quindi ogni volta che ce lo chiedete, chi stai? Volimo bene. E quindi, Marco, Guarda, non so, ti vedo. no, c'è una domanda che ho colto al volo, ma che spesso mi hanno fatto e a cui secondo me dovrebbe rispondere di più Salvatore, perché lui è molto più capace di me nell'organizzazione di certe cose. Cioè, qualcuno chiedeva, ma è possibile pensare ad un incontro con i fan? No? Una cosa legata a Gomorra, che sarebbe molto bella, secondo me. Anche regalando al pubblico Guarda, l'incontro con Fortunato, Cerlino, Maria Pia assolutamente. Guarda, Calzone. io stavo. Io quando sono stato lì a Cicalena, se l'hai visto, penso l'abbiate visto voi. Stasera, scusami, ma Avevo Chicago era trovato un Chicago di lancio. notte o Chicago di giorno? Scusami. No, mattina, pomeriggio e sera. Ah, ok, quindi Chicago Sì, sempre praticamente. Chicago sempre. Pensa che questa qua me la fece il mio bisnonno nel 27, nel 1927, Questa battuta. questa Ma tu hai battuta. detto che io sono vecchio. Sì, ma infatti per questo ritrovo qualcosa di familiare nella tua vecchiaia. No, dicevo, c'era questo video che mi aveva colpito molto di questo bambino di 9 anni, che era affetto da una sindrome, adesso non mi ricordo come si chiama, e che in Nuova Zelanda, e che praticamente era continuamente bullizzato dai suoi compagni di classe, e la madre pubblicò questo video dove per l'ennesima volta lui ritornava da scuola e gli diceva delle Ah, l'ho cose, visto, l'ho visto, l'ho visto, che poi è sì. stato accolto dai Dai giocatori del giocatori, football. sì, diceva la madre voleva suicidarsi, non ce la faceva più. Quindi io adesso una cosa che avrei pensato poi una volta tornati, secondo me dovremmo fare una gran bella cosa organizzata, ecco, anche da Sky, dove noi assolutamente ci mettiamo a disposizione proprio contro il bullismo che purtroppo fa tante vittime. Tanti ragazzi che vengono presi in giro, che vengono bullizzati o per un problema che hanno, o per diciamo così, un'insicurezza che mostrano, perché semplicemente sono più sensibili. Per qualsiasi di queste ragioni, secondo me è giusto farlo. Adesso, una volta che tutto sarà tornato alla normalità, possiamo pensare di fare una roba del genere. Di fare un incontro magari con i nostri fan, organizzare, ma noi abbiamo già fatto anche, mi pare, un'anteprima aperta anche al pubblico. Noi abbiamo fatto l'anno scorso un'anteprima solo regalata al pubblico, che è stata molto bella, però insomma fare proprio un evento, no, a cui la gente possa partecipare, possa parlare con noi, chiedere delle cose, delle curiosità, sarebbe molto bello. Certo, Difficile secondo me da organizzare, però sì, possiamo. ci penso tu, Gennaro. Parafrasando Comoro, ci pensi tu? Ci Sì, ci pensi pensi, tu. ci pensi, Ciro, ci pensi.
cerchiamo Vediamo se è sempre nel capito nostro qualche altra piccolo, domanda interessante. cerchiamo sempre nel nostro piccolo di portare messaggi positivi, di speranza. Io una cosa che ci terrei a sottolineare, che vorrei che tu ricordassi, perché sei stato tu artefice di tutto, il protagonista dell'Immortale insieme a te è un giovanissimo. È un ragazzino di Scampia di 10 anni che si chiama Giuseppe Aiello, ma non è stato merito mio incontrarlo, è stata una fortuna, a volte il caos ci si mette di mezzo. E Giuseppe viene da un quartiere molto difficile, molto particolare, ma anche pieno di bellezze, di intelligenze, di talenti. E lui è una tra quelle, giovane, forte, capace, che ha dimostrato, secondo me, in maniera ammirabile, perché sfido chiunque abbia visto il film a dire il contrario. Giuseppe è un talento incredibile. Io penso che le carriere e le vite siano il frutto di tante scelte personali, e dunque non credo alla possibilità di qualcuno di aiutare decisamente un altro. Io però sono al servizio di Giuseppe, spero che la vita gli offra le possibilità è che lui nutra il desiderio di continuare perché è un gran talento. E tra l'altro ricordiamolo che anche su Gomorra stessa, ormai dalla prima stagione, grazie ai casting director, grazie a Max Pacifico e alla sua agenzia, riusciamo ad avere sul set tantissime comparse, tantissime figurazioni speciali, dove ci sono giovani attori, dove ci sono attori un po' più grandi, che provengono da tutte le zone di Napoli, e che con molto piacere accogliamo sul set, e collaboriamo. Quindi è bello condividere, soprattutto su un territorio che ci ha sempre accolti splendidamente, in qualsiasi zona siamo stati. E pensate che Gomorra non è una macchina piccola, è una macchina bella grande, soprattutto per il panorama italiano, dove girano intorno circa 200-300 persone in quartieri non sempre facili, ma che in realtà ci hanno sempre accolto splendidamente. Quindi, grande. No, l'accoglienza stupenda, Ma stupenda. io ho colto una domanda che voglio fare, che io dico la mia, poi Marco dici la tua. Ci dicono: condividete Parasite, miglior film agli Oscar? Io dico assolutamente. Ma io non solo dico assolutamente, non solo lo consiglio a chi non abbia visto il film, che tra l'altro non ha vinto solo miglior regia e miglior film, ma se non mi sbaglio anche miglior fotografia. Insomma, tutti i premi più importanti Sì, legati, ha vinto tre premi, sì. No, 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 ha vinto miglior regia, miglior film e miglior film straniero. film straniero, ma se non mi sbaglio, ha vinto anche miglior fotografia, ne ha 24 di Oscar. Ah, non lo so. Questi tre me li ricordo. Ed è un primato, ed è un primato perché è la prima volta che un film non di produzione americana vince il premio come miglior film, ed è sicuramente un segnale di grande apertura, no? Anche dello showbiz americano, che si rivolge ad uno ad un panorama che non è semplicemente quello di casa. Però andatevelo a vedere il film perché è una Sì, grande architettura narrativa soprattutto. c'è da dire che non è un film semplice, cioè nel senso non perché sia un film complicato da capire, ma è un film che per capirlo al meglio dovete capire, ecco, l'architettura, tutta la struttura che c'è dietro. Vi posso garantire che è un film che contiene più generi in uno. È un film da vedere che resterà, perché credo sia stata la prima volta che un film abbia fatto un esperimento del genere, e il regista è pazzesco, bravissimo. No, ma poi è anche bello, secondo me, che il pubblico si misuri con dei linguaggi complessi. Tutto quello che hai detto è assolutamente vero. È un film che è come una cipolla, cioè è fatto a strati.
Bisogna interrogarsi per capirlo, però a volte è necessario mettersi alle prese assolutamente con qualcosa di complesso. Ci scrivono anche Once Upon a Time meritava, ma anche 1917, e soprattutto io facevo il tifo per Joker, ragazzi. Io da grande appassionato, da amico di Todd Phillips, Todd Phillips, tra l'altro Marco sa benissimo, è un grandissimo fan di Gomorra. Ci siamo sentiti. È un grande, il film io l'ho adorato, l'ho visto credo 4 volte, è pazzesco. L'ho visto, Marco, in questo cinema teatro bellissimo vicino a Chicago, che era tipo un cinema anni 50, con tutte le poltrone senza numero, cioè uno comprava solo il biglietto e si sedeva. L'ho visto in 70 mm, pazzesco, wow, stupendo. Bellissimo, fenomenale. Le musiche, da paura, no. Joaquin Phoenix, che fatica fa. Beh, ma ha vinto una marea di premi, ovviamente, Joaquin Phoenix, sì, che è il film, sì, e quando succede così molto spesso il regista e il film ne risentono, perché i premi vanno tutti all'attore. Però c'è da dire una cosa, e non è solo per il ritorno economico: il film è il primo film vietato ai minori che fa una cifra del genere nel mondo, ha incassato più di $1 miliardo. Ma soprattutto proviene da una branca che è quella dei comics, che sai che non sono mai visti agli Oscar, cioè non vengono mai visti bene agli Oscar, invece è riuscito a spaccare tutto. Speriamo che in Italia anche avvenga qualcosa del genere, dove qualcosa che è un po' fuori dagli schemi riesca a scardinare l'ordine delle cose. Beh, però se ci pensi, e adesso parliamo ovviamente del nostro... E infatti però... io, no, aspetta, vedi, perché io sono un bravo giornalista e ti stavo dicendo, ho letto una domanda che adesso, di cui adesso non ricordo il nome, che diceva: caro Marchetiello, ti senti, come si dice, ti senti favorito per la vittoria del David? Era una domanda che ho letto. Io vi devo dire la sincera verità, è una buona nuova che è arrivata con grande gradimento e con grande gioia, che innanzitutto ho condiviso con tutti, in primis con Sasino, però, come dire, io penso che il premio il film lo abbia già ricevuto, perché ha stabilito una serie di record da quando è uscito, è il terzo incasso per un film drammatico della storia del cinema italiano. È il più alto incasso degli ultimi, per essere un film drammatico, di non so quanti anni. Abbiamo superato i 6,5 milioni, cioè il film ha fatto davvero tantissimo e continuerà a fare. Considerate che uscirà in tutti i paesi in cui è uscita la serie, quindi avrà un giro incredibile. Io credo che essere lì già tra quei fior fior di artisti a rappresentare questo progetto, che ovviamente si tira dietro Gomorra, è un orgoglio incredibile. Poi quello che succederà, nessuno sa come va a finire questa storia. Un altro ragazzo, che un tema che in molti già ci avevano chiesto, è cosa ne pensiamo dell'abbattimento della vela, e se ci saranno problemi per la serie. Non capisco perché dovrebbero esserci problemi per la serie. No, per la serie non ci saranno problemi, come mai ce ne sono stati a Scampia, perché noi abbiamo un rapporto incredibile con le persone che abitano quel quartiere, siamo sempre stati accolti con amore e con comprensione. Io mi sono interrogato molto, come faccio spesso quando accade qualcosa, non ho delle risposte pronte. Quello che mi dico è che vale la pena distruggere se si ricostruisce, però non se si ricostruisce sulle macerie. Bisogna spazzare via quello che di brutto c'era e dare nuova vita, soprattutto non commettendo gli errori che sono stati commessi quando quei luoghi sono stati edificati e poi abbandonati. Quindi a me che ci siano le vele, o che ci siano i palazzi a forma di babà,
qualità e che ci siano delle possibilità e degli angoli culturali dove la gente scambia idee e riflessioni e che si sente parte di un insieme non relegata, come spesso succede, in una periferia del mondo a se stessa. Bravo, 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 bravo. Io concordo in pieno e tra l'altro devo leggere una frase che mi faceva sorridere, dove diceva: siete mai stati minacciati dalla gente malamente? Ma noi siamo noi malamente. Ragazzi, non fate viaggiare la fantasia. Noi siamo due, giovane, uno anziano, che cercano in tutti i modi di raccontare delle storie che possono essere belle, che possono essere brutte, ma che sicuramente, almeno dal nostro punto di vista, vanno raccontate. Non si tratta solo di Gomorra. Per esempio, Marco ha fatto questo film, anzi, ne ha fatti due, ne ha prodotti due. Uno che si chiama Un posto sicuro. Che racconta uno dei drammi dell'Italia degli ultimi anni, che è quello del caso Eternit. E questo film bellissimo, Dolcissime, dove credo che il tema del bullismo, del body shaming, cioè, per dirti, io ti dico una stronzata, ma sai quante volte io leggo commenti, vedo cose dove la gente si preoccupa piuttosto di chiederti come stai, si preoccupano di chiederti: ah, ma ti vedo ingrassato, ma che cosa stai facendo? Ma a parte come dice un mio carissimo amico, ma perché non faci di cazzo vostro? Uno. Due. Numero due, ma proprio un mio amico stretto, questo è francese, pensate. Il secondo è che dovete pensare che noi, essendo degli attori e lavorando con quella che è la nostra testa, la nostra voce, la nostra faccia, il nostro corpo, cerchiamo di adattarci, di plasmarci ai personaggi che ci vengono chiesti, a quello che ci viene chiesto di raccontare, a quello che ci viene chiesto di fare. Quindi se uno dimagrisce, se uno ingrassa, se uno si fa sick, se uno si allunga, se uno si fa più curto, se uno si fa biondo, se uno si fa verde, c'è sempre un motivo. E soprattutto, a voi non deve interessare questo, a voi deve interessare, se vi interessa la persona che state seguendo, come sta quella persona, se vi fa piacere, se non vi fa piacere non la seguite, oppure i progetti che ha in cantiere, che cosa di bello ha da raccontare. Facite, come si dice in gergo, quello che vi ho detto prima e basta. Interessatevi solo alla vita artistica della persona, al massimo a come si sente, come sta, a dirgli cosa ne pensate del suo lavoro, cosa ne pensate di Ma poi scusami se ti interrompo, Sasi, questa cosa che dice è talmente sacrosanta che mi fa pensare che considerare sempre solo l'aspetto, no, come primo impatto, e il fatto anche di dirlo, metta in atto una, secondo me, una spirale molto pericolosa, per cui vale sempre di più quello che sei esteriormente, no? Vale sempre di più quello che racconti attraverso l'aspetto fisico. Invece la bellezza delle persone, ma senza retorica, perché poi ciascuno di noi tiene in qualche modo a se stesso, ad apparire in un certo modo, ma la bellezza sta dentro, cioè in quello che hai imparato, in quello che sei capace di trasmettere agli altri, di comunicare, nel talento che hai. È quello che interessa. È quello. Perché ridevi? perché c'è il mio amico Antonio Petrazzuolo di Napoli Magazine che ha scritto: ma pure a mezzanotte ti nuca più lengato. Ho detto: ho tutti i capelli scombinati, non voglio farmi vedere così dal mio amore. E poi perché c'è un altro che dice: Az, Salvatore è tornato, c'è un cazzo da Chicago che è dall'Honduras. mannaggia. Guarda che infami, c'è uno che scrive: Marco, ma quindi stai dicendo che Salvatore è bello dentro? Madonna. Come si chiama questo? Non sono riuscito a beccarlo. Lo recupero io. Recuperalo. Poi lo andiamo a recuperare a casa. Bravi, no, non si dice. Mai, ma sto scherzando. Un pensiero, qualcuno ci chiede un pensiero
rispetto all'emergenza che stiamo vivendo, sinceramente, io non ne avrei voluto fare menzione perché è una condizione che ci accomuna tutti. E io sono ovviamente cautamente preoccupato perché è chiaro che una roba del genere non l'abbiamo mai vissuta. Sono tanto preoccupato soprattutto ascoltando le notizie di alcune città del nord a cui sono legato. Io ho vissuto tantissimo in Emilia Romagna, in Lombardia. Ho sempre stimato il nord come casa mia e l'Italia come un paese unico, quindi non me ne vorrà qualcuno se mi preoccupo anche del nord Italia, lo dico ovviamente con sarcasmo, però credo che sia necessario resistere adesso insieme, capire come si può ottimizzare questo tempo e farlo passare e poi ricalibrare la vita che sicuramente cambierà, ma lo dico da ora e farò una battaglia per quanto mi è possibile, senza dopo avere la paura dell'altro, perdere il gusto di stare insieme, perché sarebbe una sconfitta. E soprattutto io direi che questi devono essere momenti che servano un po' a tutti noi per riflettere su tante cose che forse affrontiamo troppo superficialmente. Vedevo ancora oggi degli striscioni, dei post polemici tra nord e sud, ma state ancora lì a Santi, scusami, ne approfitto, cioè... ho letto il messaggio di un'infermiera del Cardarelli di Napoli. Un bacio, ciao. Ah, grande, grazie grande. Di tutto. Un bacio a tutti gli infermieri, dottori, medici che stanno dando la loro vita, anche perché sentivo che stamattina è morto un medico di famiglia di Codogno, quindi anche loro che sono in prima linea e dovrebbero essere i primi ad avere tutti i rifornimenti necessari, mascherine e tutto il possibile. Però noi non ne volevamo parlare perché già di queste cose veniamo martellati, veniamo riempiti tutto il giorno, quindi volevamo farci una ghiaccia, volevamo fare due risate, sì, insieme a voi. Io Va, se basta, qualcuno basta. Non l'avesse sentita all'inizio, voglio farvi sentire la colonna sonora di questa diretta e che Va. qualora ce ne fosse qualcun'altra tornerà come tormentone. Sentite, vedete se la riconoscete. Two, three, four. Chupu, 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 chupu. Yeah. È troppo forte, dovremmo fare un format. Bravo, bravo. Tra l'altro, ho visto che ci ha scritto Louisiana, no, Louisiana, sì, Louisiana Savastano. Ecco la Savastano originale, credo sia il suo cognome. Io ne ho incontrati anche tanti che si chiamano Savastano. Io ho sempre un po' di problemi con i Savastano, quindi saluto, ma a distanza. Ancora più debita di quella che... Fatti una domanda e datti una risposta. Vediamo se arriva qualche... Appicciate luce, è una notturna, wagyu! Ragazzi, stiamo giocando a porte chiuse, come il campionato. Qua porte e finestre chiuse. Sassi, e domani che fai? Che è una domanda strana di questi tempi. Guarda, io in realtà domani volevo andare a fare snowboard su in Tirolo, solo che ho detto, ma sai, forse vado a fare un po' di windsurf alle Mauritius. Ma non lo so, devo scegliere quale di questi posti mi aggrada di più, oppure verrei a Napoli a mangiare una bella pizza se proprio potessi fare qualcosa, però non lo so, lo sai chi si è collegato, quel fetellone di Giuseppe Aiello che è Ciro Bambino nel film di Portale. Grande Giuseppe, prima abbiamo parlato di te, se ci stai ascoltando ancora. E abbiamo detto che sei un fenomeno. Io parlo solo così.
Bravissimo. Ricordiamo anche gli altri attori, perché giustamente tu hai fatto questo film che hai diretto ed interpretato, ma ci sono tanti attori bravissimi all'interno dell'Immortale. Vai. Beh, ci sono degli attori napoletani meravigliosi, conosciuti tanto in ambito teatrale, penso a Salvatore D'Onofrio, Gennaro De Colandrea, Marianna Robustelli, poi c'è una star internazionale come Alexei Guskov, che è considerato uno dei più grandi attori russi viventi, c'è Martina Attanasio, che è la giovane stella nel film, c'è Giovanni Vastarella, insomma, c'è un cast meraviglioso. Spero anche per quello possiate vedere il film per lodare questi ragazzi che si meritano di avere un futuro glorioso. Assolutamente, no, bravissimi ragazzi. Per chi non l'avesse ancora visto, pelle d'oca, E e ho poi mi detto tutto. dicono ci sia un finale da brividi. No, però non facci dici, guarda, fanno già, non spoilerate, non spoilerate, ci sono tante persone, no, tante, poche persone però che non l'hanno visto, quindi non spoilerate, aspettate un poco prima di Qualcuno fare. scrive Marianna Robustelli è proprio il sesso, ragazzi, orsù, va bene che è quasi l'una di Madonna notte, mia. però facete i bravi e dico facete. Veramente. Alcuni dicono anche sangue blu. Questo è il buon Arturo Muselli, che peccato che non possiamo chiamare Con perché. Arturo ci saremmo ammazzati dalle risate, perché quel Questo. povero Arturo, che è un signore, davvero un lord inglese, per chi avesse il piacere di conoscerlo nella vita, quando sta fra me e Salvatore, che siamo due cazzoni, come avrete capito, insomma, passa brutti quarti d'ora. Sì, diciamo sono momenti difficili per tutti, va, in tutti i sensi. Qualcuno ti chiede, Ostacolo Daniela, dice, è stato difficile studiare il bulgaro, ma che dirlo? Ne razbiram tvoja jezik. Praticamente ha detto. Non capisco la tua lingua. Ne razbiram tvoja jezik. Guardate, io pure il polacco, sa, pure il È rumeno. bulgaro. Ah, scusa. È bulgaro. Guarda, Madonna. ho Marchetiello che ormai sta diventando slavo, sta diventando. Ragazzi, Sasino Esposito è andato in Honduras e ha imparato lo spagnolo ma con cadenza sudamericana. È andato a Londra, Where is my gold? Mi sembrava veramente, non lo so, 007, Idiem Barora. Adesso è andato a Chicago ed è andato a Chicago di notte, di giorno, di No, no, no. pomeriggio e ha parlato a Maracano e poi non solo, il signorino lì, con quella faccia da bravo ragazzo, ha lavorato anche in Francia. Ha Ma fatto è il taxi nostro sonk. mestiere, è il nostro Sonk. mestiere, è il nostro mestiere che ci porta a fare, a spaziare, ad imparare, a No, ma questo fare. lo dico perché paremmo E no, e riuscendo, dobbiamo però. dire, no, in realtà sì. E dobbiamo dire anche, soprattutto, che noi abbiamo imparato il napoletano per fare Gomorra, perché ancora oggi ci sono persone che ci chiedono se io e te siamo napoletani. E quindi io vorrei mettere, diciamo, vorrei far stare tutti tranquilli. No, Io siamo. prima di Gomorra parlavo tutto quanto così. Noi non è che siamo napoletani, noi ce l'abbiamo nelle vene, lo volete capire? Siete ancora lì a chiedercelo. Ah, Alessia Napizia ci chiede, avete studiato? Ma di recente o... No, la domanda è questa, e io la faccio a te, hai studiato? Ebbene, sì, devo Beh, ammetterlo. Sì. questo è qualcosa che io, Studio matto e disperatissimo. che è importante, è importante, dovete studiare, perché ci sono, sto leggendo che ci sono tanti ragazzi, vabbè, tanto domani non c'è scuola, anzi, però dovete studiare i compiti che vi mandano a casa. Allora, c'è questo ragazzo che dice, Why you? In Francia Gomorra è famosissimo, grazie a voi. Grazie ragazzi, mi riempie il cuore leggere commenti da tutte le parti del mondo, dal Canada. Albania, Australia, Canada.
ragazzi, Che figata. Ercolano, guarda, veramente. Tommaso, how are Grazie per you from Perez. Ercolano? Grazie. Allora, mi chiedono se è meglio fare il regista o l'attore. Ragazzi, ve lo dico, se quando fai il regista ti capita un cane come Esposito, sono veramente dolori. Se invece capitano degli attori bravi, allora fico liscio. Ma quando ti trovi uno così sul set che non capisce un cazzo... Dove stai? Io c'avevo un telefono qua. Fammi trovare una colonna sonora. Eccolo qua. Devo trovare una colonna sonora per te, proprio. C'è poco da fare. Ciao dal Belgio, ciao dalla Germania. Mamma mia, che figata. Devo mandare un saluto a Nino. Ciao Nino. Ragazzi, su Spotify c'è questa playlist, l'immortale, c'è l'album dei Mocadelic, che ricordiamoli Mocadelic, Marco, ricorda il lavoro che hanno fatto sull'immortale Mocadelic. Beh, innanzitutto i Mocadelic hanno fatto un lavoro straordinario su Gomorra la serie, riuscendo ad essere con le loro musiche tra i protagonisti della serie. Perché so che tutti appena sentono certe note capiscono immediatamente cosa sta per accadere. Questo significa parlare. E insieme abbiamo pensato, abbiamo realizzato per l'immortale una orchestrazione dei pezzi più famosi della serie, che ovviamente registrati... Ciro, ho fatto crescere la barba. Sto mimetizzando, c'è Mari. Ma è te vedi? Ma sì. Ma pure a te vedi. ti sento pure. Ma come ci fa per me liberi te? A domani a tutto pensava tutto pensava che là a Macedonia stiva tranquillo. Ma quale Macedonia? Ma tu pensi sembra una cosa a Slovacchia stiva tranquillo. A Slovacchia io ti vengo a pigliare per tutto parte, Ciro. Saggio pure si va in Polinesia. Ammaronna, mi c'è una rama tregua. In fondo che cosa ho fatto? Ho ucciso tua madre, eh sì, ho ucciso tuo padre, ma è capitato. Perché hai ucciso tu a mia madre? Ah, che non sapevo, non l'hai capita a finale della prima stagione. Io ero convinto che era stato un incidente. Qua te lo spiego. Ah, che bella questa. Questa è Tragic Vodka. Ma poi invece a papà di là ci sono. A papà? A babuccio? Chi li merà a cantare a motocicletta? E che colore? Rosso. Rosso. Mamma mia. La prima stagione vale solo per Salvatore Esposito che dice rosso. Vale solo per quella battuta. Ma sai, la maestria, il talento, la perseveranza ti portano a rendere a volte una parola, un gesto, uno sguardo, un movimento, qualcosa di elevato che arriva a toccare le vette più alte dell'animo umano. Io lo dico che l'America fa male. E intanto dobbiamo dire che siamo arrivati a l'una di notte, ci sono ancora 3.500 persone che ci ascoltano. Diamogli la buonanotte, va. Dai, ribadiamogli che quando possiamo vi annunceremo in grande stile. La prossima volta la facciamo a casa di Marchetiello questa diretta. Oh! Nella pagina di Marco D'Amore, la prossima volta sarò ospite suo, porterò le paste...
Tra l'altro facciamo gli auguri a tutti i Giuseppe. Io c'ho papà e la nonna. Ah, vedi, a tutti i papà. Facciamo gli auguri a... Intanto parte la sigla di coda, ragazzi. Qual è? Ancora, madonna. Su questa sigla bellissima io volevo dire che voglio tanto bene a Sasino e che lo ringrazio di questa chiacchierata che, a parte il fatto di averla condivisa con voi, mi mancava sentirlo e vederlo per tutto questo tempo. Vi auguro di stare bene, belli, tranquilli, passa tutto in fretta e dopo abbracciamoci, diamoci la mano, scavalcando questo brutto periodo. Voglio, noi vi salutiamo, speriamo che quest'oretta insieme sia stata divertente, sia stata spensierata, senza pensieri, voglio. Un bacio grande grande a tutti. Ciao, ma che dite, voglio bene. Ciao Sasino. Ciao, ciao a tutti. Ciao a you. Chi sta amici Sandro e Raimondo? Ma come si fa? Io posso mai sentire uno che amici mette Sandro e Raimondo? Mannaggia Marino, mannaggia il Chicago, veramente Chicago pure di giorni. No, ma no, hai visto, io non voglio dire proprio più. Adesso sentirà. Manca coppa, quindi... Manca la quinta stagione, la sesta stagione. Basta, no, io basta, faccio favore la prima puntata di questa stagione. Ma è possibile mai che c'è ancora una serie con chi? Basta. Cioè, non se ne può più. O io, ne può più. O io o lui. Cioè, veramente no. O lui o io o no, lui. No, veramente. O lui o torna fortunato Cerlino Don Pietro. Ma no, ma a sto punto veramente io preferisco che non ci sta, cioè voglio stare da solo, cioè ma faccio a casa mia. Se allora rimango sa is sul, ma sa se... giro pure, sa scrive, sa fa is sul. E io chiamerò questa mia serie Gomorra Solia. E io scriverò una serie di Rocomorra fattello tu e basta. Ciao Marchetiello, sei ancora collegato. Ciao. Mate cook. Ragazzi, grazie ancora e alla prossima. Ciao, adiù.